Il lungomare di Sassonia è tornato ad animarsi con la rassegna E Luceva alle Stelle. Iniziati martedì 3 agosto, gli eventi organizzati dal comune e dalla Proloco all'anfiteatro Rastatt di Fano proseguono questa sera con il concerto a cura dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Avremo un concerto d'ospitalità di un'istituzione a noi amica, Rimini Classica, che sta ripercorrendo un po' i nostri passi, alcuni concerti di repertorio, alcuni crossover. Tra questi spicca questo Sei Bellissima, in cui la voce strepitosa di Cristina Di Pietro, che è un volto noto anche televisivo per aver partecipato a The Voice of Italy, ci proporrà delle reinterpretazioni di tre donne importantissime del nostro repertorio cantautorale italiano: Mina, Loredana Bertè e Mia Martini. Quindi una serata con un'altra grande voce, Cristina Di Pietro, all'insegna della musica, del crossover e delle emozioni. Martedì invece tornerà sul palco del Rastatt il San Costanzo Show. Martedì 17 agosto, anfiteatro Rastatt, il codice della cecca, ore 21:15. Noi ci siamo nello spettacolo? No. No, però c'è Daniele Santinelli e Rosa della Cecca. Fai centro che tu all'anfiteatro Rastatt con Rosa della Cecca. Devi togliere la mascherina, ridilla. Vai. Fai centro che tu all'anfiteatro Rastatt con Rosa della Cecca. E rimettiamo le mascherine, vai. Mercoledì sera con la notte medievale organizzata dal gruppo storico La Pandolfaccia. Il 18, dopo la buona riuscita dello spettacolo dello scorso anno, anche quest'anno saremo all'anfiteatro Rastatt con il meglio di tutti gli spettacoli della Pandolfaccia: sbandieratori, armati, danze, tutto quello che contraddistingue la Pandolfaccia, insieme a tanti bravissimi artisti che abbiamo chiamato per l'occasione. Quindi un bellissimo spettacolo, speriamo, perché possa anche dopo la città riempire un po' di colori medievali la città di Fano anche al mare.